Greetings dear ones, I'm Kryon of Magnetic Service. Saluti miei cari, sono Kryon del servizio magnetico. This is not the first time that I have channeled in a church. Questa non è la prima volta che ho canalizzato in una chiesa. Dear ones, let's review just a little bit of this excursion. Cari miei, facciamo una revisione un po' di questa escursione. A group of old souls decided to come along and see the history of Italy. Un gruppo di anime antiche ha deciso di riunirsi e vedere la storia dell'Italia. In the process they got to see the beauty of the countryside and feel the land. In il processo sono stati in grado di vedere la bellezza della campagna di questa terra. You stood at an altar. Siete stati al cospetto di un altare in life, right dove vi abbiamo invitato a lasciare andare le cose inappropriate che sono nella vostra vita proprio in quel luogo. About the true of vi abbiamo dato una canalizzazione privata sul miracolo vero di Francesco. Vi ho detto di i e vi ho parlato di quello che erano i monaci antichi e di quello che siete voi. Ma vorrei che vi prendeste un istante per riflettere veramente su ciò che sta accadendo in questo istante. Italiani, forse voi avete passato una vita qua. Is your something you had before? Il vostro interesse spirituale era qualcosa che avevate già prima. Avete avuto vite passate in questa terra? Se è così, forse avrete visitato questa chiesa antica. E anche se non l'avete fatto, ve lo voglio dire, qui stiamo chiudendo un cerchio.

and here sits a group of old souls that knows what has happened on the planet and is the new spiritual generation. the truth is this your knowledge today would have been considered shamanic in the olden days. La verità è questa, la vostra conoscenza di adesso sarebbe stata considerata sciamanica nell'antichità. La vostra conoscenza della personalità di Dio, se così volete chiamarla, è molto speciale. E ora sapete davvero... Di che cosa si trattava questo maestro dell'amore? The... Il Cristo viene mostrato qui. E per voi personalmente cosa significa? Questo maestro che ha camminato sulla terra ha qualcosa da dirvi. E ora un Back to this room and you. E ora si chiude un cerchio che passa attraverso tutta la storia e poi ritorna esattamente in questo punto e a voi. And here is the Il messaggio è questo. God is love. Dio è amore. God is Dio è compassione. God knows who you are. Dio sa chi siete. You are part of God. Voi siete parte di Dio. Humanity should be considered the sons of God.: L'umanità dovrebbe essere considerata fi figlia di Dio.: The master was so clear in what he said. Il maestro è stato, davvero molto chiaro riguardo a ciò che diceva: And yet so misunderstood by so many.: Ma nonostante questo, non è stato capito da molti: So you are being looked at right now in this room as very, very special. Vi stanno osservando ora mentre siete qui e vi stanno considerando molto speciali. The core truth of the right here with you. Il nucleo della verità dell'universo è proprio qui con voi ora. Non c'è niente di più grandioso dell'amore. Non c'è niente di più puro della compassione di Dio. Francis era corretto. Francesco aveva ragione. Nella sua ricerca di creare la purezza dell'amore in se stesso e negli altri, ed è proprio questo che lui faceva. Lasciamo che la purezza di quello che veniva insegnato qui diventi chi sei. Ciò che voi siete. can you hear the voices of the ancients around you in this room right now? when has an event like this ever taken place in this room? where old souls come together who know a beautiful loving god and celebrate that great truth. nel quale anime antiche si riuniscono insieme e conoscono l'amore di Dio e celebrano questa verità. In un momento in cui la terra sta cominciando a cambiare molto. E in cui le antiche profezie stanno essendo rivelate. Ed eccovi qui, voi che siete italiani, eccovi qui. Sitting perhaps where you sat before. But this time you know something you didn't before. Ma questa volta voi sapete qualcosa che non sapevate prima. You are worthy. Voi valete. You are worthy. Voi valete. I want you to say the phrase in Italian, and whatever language is yours. tre parole, I am worthy. Voglio che dentro di voi diciate la frase in italiano, qualsiasi sia la vostra lingua. Io valgo, ditelo ora, anche ad alta voce. Io valgo. In questa stanza, hai ha mai sentito questo, queste parole? Potete dirlo nuovamente. Io valgo. Qualcuno potrebbe dire che questo che stiamo facendo non è corretto in questo luogo. Cari miei, è questo che il maestro dell'amore aveva da dirvi e ora lo sapete. Lasciamo che questo luogo ascolti queste parole da parte vostra ancora una volta. Ah, io valgo. Ah, io valgo How does it feel? Come vi sentite? Come vi sentite? Non vi fa sentire in maniera corretta davanti a Dio qui? È arrivato il tempo che queste parole fossero parlate in maniera corretta. È un momento bellissimo. In un che built per in un luogo che è stato creato per l'amore. Pensate a tutto ciò che è accaduto qui. Pensate alle guarigioni qui. Gli apprendimenti. E l'amore. Quando lascerete questo posto, ricordate questo momento. Perhaps it's why this building exists today. E forse è per questo che questo edificio esiste ancora oggi. Può essere che oggi abbiate avverato una profezia degli antichi. Siete venuti in un'escursione e invece qualcosa di molto profondo è accaduto. Questo luogo non sarà mai più quello di prima. Riuscite a sentirlo? Prendetevi un istante Be alone. per rimanere un po' da soli And think of these e riflettere su queste cose And all of it. e celebrare tutto questo. And so it is. E così è.